video nazionale con le canzoni di Ornella che valorizzano tutti i siti culturali italiani, ci sono delle immagini stupende di Roma, Venezia, eccetera, e il portale della canzone. Grazie. Si telefonano tutte le mattine per quel problema del adesso la cosa da fare è questa: come vanno contati i cibi rimane. Sono passati bene perché hanno i succedenti. Vogliono proporti di abbandonare il contratto e noi gli diamo artigianato, shopping, moda, pensi a queste eccellenze, quindi che sono una carta di competitività che rende... non è soltanto una cosa per il paese, che pure è importante, è una cosa anche per le imprese stesse, perché legano il proprio nome a un'impresa che utilizza l'art bonus, che è l'incentivo fiscale che abbiamo dato, o le nuove norme sulle sponsorizzazioni, e lega il proprio nome a un luogo della bellezza italiana, che sia il restauro di un quadro, una fondazione di Simbolo. Certamente le sorelle delle figlie di Maria Ausiliatrice che ci assistono con i siti religiosi dedicati a Don Bosco e a Padre Mazzarello. I membri della giuria internazionale hanno scelto l'onorevole Dario Franceschini per la sua rivoluzionaria azione nel trasformare i siti culturali in luoghi di fruizione con attività multidisciplinari, consentendo in questo modo la loro migliore valorizzazione e moltiplicando i visitatori provenienti da tutte le parti del mondo. Tra i precedenti assegnatari del Premio Mediterraneo per il Patrimonio Culturale segnalo Elisabeth Guigou, Mustafa Ben Jafar, l'allora presidente dell'Uruguay José Mujica, Michel Vosel, Habib Ben Yahya, Benita Ferrero Waldner, presidente del Portogallo Aníbal Cavaco Silva, presidente allora della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy, René van der Linden, il segretario della Lega degli Stati Arabi Amr Moussa e presidente del Parlamento Europeo allora Pat Cox. Prego il ministro Franceschini. Confido insieme a me il premio la rappresentante dei ragazzi dei salesiani che hanno goduto dei benefici dei musei aperti, eccetera. Prego ragazzi, venite con me, prego. Di là. Prego. Sì. Grazie Presidente, veramente poche parole per dire che è un grande piacere che ricevere questo premio nelle ultime, non so se giorni o ore, del mio mandato da Ministro della Cultura. Nella vita e nella vita politica capita di fare delle cose per dovere, delle cose più o meno importanti o gradevoli. Soddisfazione, una grande gioia, un percorso anche per certi versi entusiasmante in cui le scelte, non soltanto le risorse, le scelte delle politiche culturali del Paese sono tornate centrali. Del resto è investire in cultura in Italia non è soltanto un dovere costituzionale, noi dobbiamo essere molto orgogliosi di essere l'unico paese al mondo che ha
tra i principi fondativi, fondamentali, l'articolo 9, la promozione e lo sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico, artistico della nazione e del paesaggio. Pensiamo quanto erano lungimiranti i padri costituenti. Insieme, investendo in cultura, si può fare del bene, si adempie un dovere costituzionale, si fa del bene alle persone, alle anime, ma si fa anche un grande bene alla crescita economica sostenibile e intelligente del paese. Quindi veramente è un grande piacere essere qua oggi, grazie Presidente, grande piacere poi ricevere il premio insieme a Ornella Vanoni, che davvero per noi è un grande mito che ci ha accompagnato per tutta la vita. Tra istituzioni e parti del Stato.